Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga e molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E la sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Joses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi?» Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Pace e bene a tutti voi carissimi amici che ci seguite su Padre Pio TV. Nella liturgia della parola della 14ª domenica del tempo ordinario emerge quello che possiamo considerare un aspetto amaro, doloroso della missione profetica, l'esperienza del rifiuto. Nella prima lettura tratta dal libro del profeta Ezechiele viene anticipato questo tema che nella pericope evangelica verrà ripreso da Gesù ed applicherà a se stesso e all'esperienza di tutti i profeti. Ezechiele viene inviato da Dio perché parli al suo popolo e lo avverte anche della durezza di cuore e della testardaggine dei destinatari della sua parola. Tu dirai loro, ascolteremo, dice il Signore Dio: ascoltino o non ascoltino, dal momento che sono una genia di ribelli, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro. Il profeta, carissimi amici, è colui che parla in nome di Dio, è colui che è mandato da Dio per trasmettere la sua parola e parlare della salvezza. È un vero servitore di Dio. Il profeta è colui che denuncia, che esorta, che opera in nome di Dio, che richiama, che rimprovera, che invita alla conversione. Il profeta non ha paura di parlare. Gesù, nel Vangelo che ascolteremo, sperimenta proprio la sorte dei profeti. Viene criticato, contestato, non ascoltato, rifiutato, diventa motivo di scandalo proprio nella sua patria. Un profeta, ascolteremo nel Vangelo di questa domenica, non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. Lì dove forse avrebbe dovuto trovare maggiore accoglienza e disponibilità, percepisce invece il sospetto della gente, sperimenta il rifiuto. Non è che forse la sua parola, come lo è stata quella dei profeti che lo hanno preceduto, è una parola scomoda? Una parola che mette fortemente in discussione le nostre sicurezze e certezze basate forse solo su ragionamenti umani, terreni? A volte anche noi abbiamo paura della verità e sfociamo in un atteggiamento di rifiuto nei confronti di Gesù che vuole parlarci, vuole donarci la sua parola, vuole dirci la verità di noi stessi e del nostro destino futuro. La parola di questa domenica allora ci interpella perché abbiamo fede, perché la fede è il dono che apre alla risposta di quanto il Signore ci rivela. La professione della nostra fede, carissimi amici, deve diventare segno e profezia per il nostro tempo e nella nostra società. Il Vangelo si chiude con la meraviglia di Gesù per l'incredulità della sua gente.
Noi dobbiamo invece sorprendere il Signore per la nostra fede in Lui. I nostri limiti, le nostre fragilità non devono assolutamente impedire la crescita di questo rapporto intimo di comunione con Lui nella fede. I nostri occhi devono essere sempre rivolti a Lui, perché solo da Lui otterremo aiuto, amore, misericordia e salvezza. Pace e bene, e buona domenica a tutti.